Erminio Sinni. Ciao. E Guglielmo Stendardo, che come ben sapete è il titolare di questa straordinaria struttura nella quale il 10 agosto scorso Erminio Sinni si è esibito con un successo strepitoso, facendo salire l'hype dell'estate agropolese, devo dire. È stato bellissimo, anche perché è un posto incredibile qua. Io, insomma, lo suggerisco a tutti quelli che vogliono venire, perché si sta bene, si mangia bene, guarda, cioè, guarda dietro di me che c'è. Quindi è un paradiso e sono ben felice di stare qui e di ritornare qui il 4 di ottobre. Allora, credo che tu come direttore artistico abbia avuto questa, diciamo, brillante idea di portare qui ad Agropoli Erminio Sinni il 10 agosto. Come ti è venuta l'idea? Ma io non sono il direttore artistico, io sono... Sei anche il titolare e anche il direttore artistico. Io sono un amico di Erminio e il fatto che lui sia stato qui ad Agropoli per me è motivo d'orgoglio, perché ci conosciamo da tanti anni. A Roma abbiamo fatto tantissime serate. Erminio è un maestro di musica, ma è anche un maestro di vita, perché dietro al personaggio c'è un uomo che ha una sensibilità, una cultura e una spiritualità al di sopra della media. Quindi averlo qui come ospite, anche quando non canta e non si esibisce, per me è motivo d'orgoglio. Adesso abbiamo, ci rifaremo, dopo aver fatto già il 10 agosto una bellissima serata, la rifaremo il venerdì 4 ottobre. E per me, ripeto, è motivo d'orgoglio averlo soprattutto nella mia struttura, ma ad Agropoli, che sai benissimo, Sergio, quanto io sia legato a questo territorio. Come diceva Erminio, un territorio dalle bellissime, immense bellezze naturali, e quindi con Erminio io penso che anche Agropoli abbia un quid pluris, un valore aggiunto anche nell'organizzazione di questi eventi così musicali, con queste scene spettacolo ed altro. Erminio, come sta la canzone italiana? Speravo meglio. Non so quanto si possa sopravvivere la canzone italiana, perché mi sembra che abbiamo perso la cosa che ci distingue nel mondo. Cioè, se pensi che nel mondo ci invidiano l'opera e la canzone napoletana, e non vedo nelle nuove produzioni questa direzione, purtroppo, eppure nel nostro DNA tutti ce la invidiano. Quando i rap hanno abbassato o alzato il livello della canzone italiana? No, non è alzato né abbassato, il problema hanno fatto il rap, non è che è meglio o peggio, soltanto che nei canali, cioè nei media, viene spinta a questa forma e si sono dimenticati di quello che ci contraddistingue in tutto il mondo. Per quel che riguarda invece i grandi del passato, che tu spesso, diciamo, rievochi nelle tue performance, soprattutto Renato Zero, i Pooh e via dicendo, li avremo, ci saranno gente come Mina, come i Pooh, come Di Gregori, come... Guarda, io credo ci siano, il problema è che non interessano. Il problema credo che non interessano, perché io tutti i lunedì sera vado a Roma in un locale dove si esibiscono quattro cantautori ogni lunedì, sempre diversi, e sento veramente tante belle cose che però rimangono lì, rimangono per quelle 20 persone che le vanno a sentire. E se, forse è una volontà politica, non lo so se è una volontà politica o forse siamo invecchiati, però non mi sembra, ma anzi nemmeno siamo invecchiati, perché nei locali io ho tutti i ventenni e che cantano le cose belle di una volta, quindi forse non so, forse le canzoni belle fanno pensare e si preferisce gente che non pensa. Rientrerà mai la poesia nella canzone italiana? Spero presto, non lo so. Quindi confermi che sia uscita? Io, la poesia per me erano i testi di Gregori, Fossati, di André, lo stesso Baglioni, e ci sono delle cose che dovrebbero essere studiate in italiano, e però chiaramente Lucio Dalla, Battisti, però sai, dipende da chi è che governa il mercato, quindi
quindi se vogliono si ascolti questo, la gente ascolta questo. Guglielmo, tu sei stato allenato da Spalletti, sei amico di Spalletti, sei stato per un periodo il suo, diciamo, legale, fallisce gli europei, rinasce in Francia, che è successo? Si passa dalla musica al calcio. Certo, ma se mica volevi parlare di musica, tu devi parlare di calcio. Siamo eclettici. Tu devi parlare di calcio. Ieri è stata una bellissima partita, io penso che l'Italia abbia letteralmente umiliato la Francia. La Francia, che è una squadra molto forte, però ieri è stata presuntuosa contro un'Italia che invece ha cambiato completamente abito, perché c'erano 8 titolari nuovi rispetto alla squadra degli europei, ma soprattutto c'era una mentalità diversa, una determinazione diversa, uno Spalletti diverso, perché il mister ha cambiato qualcosa, si è affidato a un modulo che vede tutti i suoi interpreti giocare nei propri ruoli, e credo che ci siano state delle risposte esemplari, positive, dai Tonali, dai Frattesi. Ricci ha fatto una grandissima partita. Tutti i giocatori che agli europei non sono stati protagonisti per diversi motivi, però ieri io penso che sia l'inizio di una strada che ha intrapreso il mister Spalletti, che io reputo il miglior allenatore d'Italia, nonostante un europeo che ha deluso tutti, ma in primis ha deluso anche lui, quindi è consapevole il mister di quello che è stato fatto agli europei, ma da quello si riparte per un nuovo percorso. Io penso che ieri la squadra abbia dimostrato tutte quelle qualità che servono per portare adesso la squadra pian piano ai mondiali. Non c'è un blocco in questa nazionale? No, rispetto agli anni scorsi no, non c'è un blocco Juve, non c'è un blocco Inter, ci sono tanti interpreti che giocano in diverse squadre, però c'è soprattutto oggi un blocco, soprattutto nella partita di ieri ho visto una squadra, l'unione di tanti interpreti che remavano tutti dalla stessa parte, e credo che questi siano gli ingredienti, i motivi principali per ottenere, per mettere la base sulla quale costruire i successi. Erminio, Amadeus lascia Sanremo, ritorna con... Aspetta, volevo dire una cosa, lo sai la cosa che ho trovato diversa dagli europei? Che tiravano in porta, gli europei hanno fatto 2 tiri in porta, sì, in 4 partite, ieri sera avevano avuto coraggio, hanno giocato più tranquilli. Visto... Erminio ne capisce pure di calcio, lo so, lo so bene. Ex portiere, spesso D'Alberto, Erminio, Amadeus lascia Sanremo, rientra Conti, che succede? Una porta girevole ormai il festival? Ma non lo so, te lo dico a marzo dell'anno prossimo. Chi vincerà la prossima? Già si sa chi vincerà, no? Anche perché, Sergio, noi ci auguriamo che Erminio possa... Appunto, ma là volevo arrivare a Sanremo. No, io andrò a vedere, se va al casino, non c'è. Al casino ci andiamo. No, e che ne so, non lo so, sono manco io partecipa, quindi non posso sapere chi è che vince. Però innanzitutto spero venga la musica. Questa tua vince una canzone, non il personaggio. Il problema è che in Italia si è bravi perché famosi e non famosi perché bravi. Invece, per quanto riguarda i testi delle tue canzoni, l'ispirazione dove ti viene? La vita. La vita è il più grosso spettacolo del mondo, è gratis. Basta saperle riconoscere cose belle. Qualcuno diceva che era anche una ribalta in un teatro. È un teatro. Tutti recitano. Più che bene. I social hanno fatto bene o male la musica? Non lo so, come tutte le cose, se gestiti bene, bene, altrimenti come qualsiasi cosa, bisogna vedere come li usi. Guglielmo, invece i social hanno fatto bene o male al calcio e allo sport? Ma io penso che in alcuni casi hanno fatto bene, perché saper comunicare credo sia una dote, soprattutto negli ultimi tempi la comunicazione è stata supportata dall'ingresso della tecnologia e quindi c'è stato il sopravvento. Si sbaglia quando poi, come diceva giustamente Erminio, c'è un abuso dei social, dell'apparire. Però sotto certi aspetti io credo che i social, se corretti nel miglior modo possibile, credo che rappresentino un valore aggiunto, non solo in ambito sportivo o musicale. E
anche sociale. Anche sociale, assolutamente sì. Tu sei in cattedra alla LUIS come docente, però ultimamente sei ritornato tra i banchi dall'altra parte perché hai fatto il supercorso di Coverciano, quindi sei ritornato per un attimo, hai preso questo importantissimo, quindi farai l'allenatore? Adesso a ottobre farò la tesi sull'evoluzione del gioco del calcio dopo gli ultimi mutamenti regolamentari. E credo che sia un argomento molto interessante perché, come la musica, anche il calcio sta cambiando, si sta evolvendo. Che poi sia un'evoluzione o meno lo diranno soltanto i tempi che verranno. Però sicuramente questo è un ulteriore step della mia vita professionale, mi piacerebbe tanto continuare il mio percorso anche da allenatore. Ho fatto 3 anni bellissimi alla LUIS, spero di continuare adesso ad allenare, di farlo nei professionisti. So che non è facile perché c'è tanta concorrenza, però direi che siamo pronti e soprattutto continuerò a fare quello che negli ultimi anni ho fatto alla LUIS, cioè continuare nell'approfondire quei temi che riguardano il diritto sportivo. Quindi il corso il giurista entra in campo, come giustamente dicevi, continuerà. A ottobre presenteremo il nuovo libro Il giurista entra in campo, la seconda parte, che mette in evidenza tutti i temi nuovi della giustizia sportiva, del diritto sportivo, quindi l'abolizione del decreto crescita, la riforma dello sport, la Superlega, la riforma degli agenti e tutto quello che sta arrivando. Quindi il diritto, come dicevamo prima, il calcio, la musica, è in continua evoluzione, soprattutto il diritto sportivo, e quindi dobbiamo essere sempre aggiornati, ma quello che guida me, come ben sai, è la passione. Nel momento in cui non c'è più la passione, caro Erminio, finisce tutto. Hai lasciato Del Piero alla Juventus, avete giocato insieme, l'hai ritrovato al corso di allenatore. Sì. Che Del Piero era? Diverso o no? No, un Del Piero motivato, un Del Piero che sta studiando, continua a studiare, una persona intelligente, una persona che conosce le sue potenzialità, sta riflettendo su quale ruolo dovrà avere nei prossimi anni. Non so se in Italia o all'estero, però credo che figure come Del Piero facciano bene non solo al calcio italiano, perché è stato un esempio di calcio, di sport e soprattutto anche dal punto di vista umano. A noi piace molto Erminio Sinni quando si manifesta sulla ribalta, quando canta le sue canzoni, ma Erminio Sinni, qual è la cover che piace fare di più? No, ci sono momenti, varia in base a quello che sto vivendo. Ci stanno tante canzoni, cioè, abbiamo nel panorama della musica italiana, c'è veramente un oceano da scoprire, da cantare, sono talmente tante belle canzoni che non saprei quale scegliere. Nel secolo scorso è stata votata come canzone del secolo Margherita di Riccardo Cocciante, sei d'accordo? No, era Questo piccolo grande amore. Ma qualcuno dice Margherita. No, Questo piccolo grande amore. E sei d'accordo tu? Sì, perché innanzitutto Questo piccolo grande amore l'ha scritta Margherita, l'ha scritta Vincenzo Roberto, che non c'entra niente chiaramente, però se so che hanno votato Questo piccolo grande amore, ma poi sai, la cosa è soggettiva, cioè non c'è chi piace un genere, una canzone che piace un'altra. Allora, quei giudici lì hanno votato Questo piccolo grande amore. Per me ce ne stanno tantissime, cioè, non saprei chi scegliere. Se ti venisse proposto di scrivere un testo, una canzone, per chi ti piacerebbe scriverlo? Ma ultimamente ho avuto la fortuna di apprezzare dal vivo Arisa, che eravamo al Film Global Festival a Ischia, e abbiamo cantato però tutti e due pianoforte e voce, e io ho sentito veramente un'anima bella, è veramente brava. È veramente, non sentivo qualcosa di così emozionante e bello dai tempi di Via Martini. Io ringrazio Erminio Sinni. Grazie a te. Ci vediamo qua il 4 certo. ottobre. Sì, certo. Ampio parcheggio, no? Ampio parcheggio. È il locale riscaldato. Dopo aver vinto a The Voice, caro Sergio, io sono sicuro che vincerà anche qualcos'altro. Non diciamo cosa, ma... Non diciamo cosa.
Non diciamo cosa. Ci sarà un torneo di biliardino. Ma sicuramente. Guarda che Agropoli porta fortuna, eh. Lo so. Chi viene qua poi vince Sanremo, sai. Speriamo di già parteciparsi. Sarebbe una grande fortuna, magari, sai. Intanto ci vediamo venerdì sera 4 ottobre con Erminio Silvi. I fuochi d'artificio qui perché c'è San Francesco, sai. Lo so, da Sisi. Sì, Qui c'è lo scoglio di San Francesco, del Museo Nazionale, qui a pochi metri. Sì, quello c'è la croce, no? Sì, fatto sì. Assolutamente. Agropoli è bella, eh? È meravigliosa. Ma poi ho avuto la fortuna che Guglielmo mi ha portato in giro il gommone, è stato veramente bello. E poi ho avuto anche, sono andato lì a Santa Maria? No, ho fatto il concerto dopo qualche giorno. Ah sì, a Torre Dominella. A Casalvelino. A Casalvelino. E anche lì con comune mi hanno portato fino sotto, sì. Sotto Palinuro, sotto giù Marina di Camerota. Tra l'altro c'è stata l'invasione. Porca ormai. Eva, è una cosa incredibile. Dei posti bellissimi, ragazzi. Dovrebbe essere più conosciuto, io non lo conoscevo sta zona. No, io ero arrivato a Pestum e poi è saltato direttamente a Coso, a Maratea. Sì. Meraviglioso. Credo in futuro io e mia moglie ci trasferiamo. Ci volete, se ci volete. sarebbe un onore. Un giudizio su questa piscina a struscio. Come ti parla da sola. Ma è bellezza. Poi qui da Guglielmo si mangia in maniera straordinaria. Lo chef Gaetano. Il cuoco, lo chef Gaetano. L'ho visto. Grande Gaetano. E allora facciamo nuovamente questo invito per il 4 ottobre. Vai, allora vi aspettiamo io e Guglielmo. Venerdì. Canta Guglielmo, canta, fai cantare ottobre. Guglielmo. Guglielmo canta e io faccio io palleggio. Io faccio il cameriere, lo sai. No, tu canti e io faccio palleggio. Ok, va bene. No, bisognerà vedere che dice il direttore generale del posto, che è il dottore. Dipende dal dottore se ci convoca. Dunque, venerdì 4 ottobre è qui. Vi aspettiamo. Proprio un'ultimissima battuta con Guglielmo. Invece l'estate del single è andata benissimo, devo dire. Ma è andata bene, grazie a Dio. È stata un'estate molto calda, si può sempre migliorare, perché come diceva Erminio, Agropoli è una bellissima destinazione non solo per i turisti italiani, ma anche per chi viene dall'estero. Quest'anno abbiamo avuto diversi turisti, speriamo presto di aprire anche, come ben sai, le camere, il centro benessere e di fare qualcosa di importante con un'inaugurazione magari dove Erminio sarà ancora più coinvolto e maggiore protagonista. Vengo vestito da portiere. Non è che ti farà la proposta di fare il direttore artistico del Sinclair? No, sono abbastanza... Già c'hai tante cose da fare. Sono abbastanza pratico di direzione artistica. È tutto dal Sinclair di Agropoli.